Ecco tutto quello che c'è da sapere a proposito di tatuaggi e di Tintarella. Si sa, per esporsi al sole è importante preservare la pelle con creme protettive adeguate. I soggetti tatuati però devono prestare maggiore attenzione per evitare reazioni fastidiose e che i disegni sbiadiscano. Dopo la realizzazione del tattoo è vietato prendere il sole per il primo mese. Il tatuaggio crea infatti una vera e propria lesione sulla pelle, la cui guarigione avviene in media in 3-4 settimane. Durante questo periodo poi, per scongiurare il rischio di infezione, si è soliti applicare pomate antibiotiche fotosensibili, per cui niente sole. Ma le reazioni allergiche possono riguardare anche i tatuaggi più datati. A scatenarle, anche a distanza di anni, potrebbero essere gli additivi contenuti nei coloranti. Il consiglio, quindi, è quello di accertarsi sempre della provenienza dei pigmenti colorati. In linea generale, gli esperti raccomandano di non esporre mai i tatuaggi al sole per troppo tempo. La pelle potrebbe surriscaldarsi, predisponendosi al rischio di eczemi, allergie e conseguenze più serie. È importante poi ricoprire sempre le zone tatuate con creme con fattore protettivo 50, ripetendo l'operazione ogni 2 ore e dopo ogni bagno. Attenzione però, i prodotti solari possono essere applicati dopo almeno 3 settimane dalla realizzazione del tattoo. Sino ad allora, niente Tintarella. Amanti dell'abbronzatura artificiale? I raggi UV di docce e lettini sono più forti e richiedono una protezione più alta, da spalmare abbondantemente sul tatuaggio. Occhio infine anche agli autoabbronzanti, possono essere utilizzati solo se il tatuaggio è completamente guarito e mai direttamente sul disegno. Potrebbero creare effetti antiestetici, specialmente sui colori più scuri. In caso di bruciore, prurito o irritazioni, si ricorda di rivolgersi tempestivamente ad un dermatologo o al proprio medico di fiducia.